Oggi noi qui a Benevento abbiamo organizzato questo convegno su questo tema dell'etica che negli ultimi anni è abbastanza ripreso nel mondo sociale. Vi cito un dato: dal 2015 Banca Mondiale e OCSE hanno declinato una nuova economia dell'umanesimo, hanno incaricato l'ordine dei notariati mondiali a stilare uno statuto dove è possibile condividere il profitto con quello che è il riflesso sociale, economico, ambientale e sostenibile. Questo è un elemento. Quest'anno un altro evento importante in America, negli Stati Uniti, è stata la riunione tra i maggiori CEO delle più grandi multinazionali al mondo, e nella loro lettera di dichiarazione hanno detto che assolutamente, oltre al profitto e quindi fare gli interessi degli azionisti, bisogna dare e distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Le migliori scuole di business school in America e in Italia, i master di specializzazione, stanno declinando questi temi che hanno molta importanza dal punto di vista, ecco, proprio dell'aspetto umano e sociale, il che significa che sta scattando qualcosa di nuovo e che si vede proprio da studi statistici che le aziende che sono sostenibili, quindi curano più l'aspetto della triplice sostenibilità economica, ambientale e circolare, hanno più risultati, più profitti, perché un prodotto sostenibile il cliente finale è più disposto a comprarlo rispetto ad altri non sostenibili, a costo anche di pagarlo un poco in più, perché riconosce in quel prodotto una politica diversa, non mirata semplicemente a un aspetto finanziario, speculativo, ma di un'azienda che vuole, oltre a fare ricchezza per gli azionisti, distribuirla sul territorio. Diciamo che è un'economia che va un po' in sostituzione di quelle che sono i capisali di una vera politica, di un'economia che in passato c'è stata sempre una dicotomia tra capitalismo e socialismo. Questo può avvicinare i due mondi e può certamente risollevare l'economia, perché in mancanza di riferimenti specifici che può dettare la politica in italiani in termini di politica industriale, politica fiscale, credo che un imprenditore etico da solo riesca a fare molto di più, nonostante tutte le difficoltà della burocrazia. Quindi noi spingeremo molto oggi su questo tema, agganciandosi ovviamente anche a quello che sta dicendo Paolo Papa Francesco, non a caso oggi il moderatore Don Alex, e la presenza di Matteo Marzotto oggi vuole anche mettere in mostra che c'è sempre un momento in cui uno si ravvede. Nelle liti tributarie, l'ho detto prima, c'è il ravvedimento operoso. Cerchiamo anche di fare questo passaggio, un ravvedimento di un'economia umanista che spinge di più su una correttezza dei rapporti, ma non solo all'interno della propria azienda, ma soprattutto con i stakeholders esterni. E con stakeholders esterni io intendo assolutamente le istituzioni, gli enti, gli ispettorati del lavoro, l'INEL, tutti. Un imprenditore etico vive meglio la propria esperienza di imprenditore, ma soprattutto per i propri dipendenti, e poi i riflessi che può dare su un territorio, su una provincia, può fare, diciamo, da sostituto rispetto a quello che in questo momento purtroppo la politica non fa. Io credo che innanzitutto penso di poter affermare, al netto di tutte le considerazioni di carattere, diciamo, emotivo, eventualmente anche di carattere così, diciamo di sentire interiore, l'etica, l'applicazione dell'etica al lavoro conviene. Conviene, crea valore, diciamo, crea emulazione, quindi crea un esempio positivo. Io penso sempre che quando si fanno le cose nel modo migliore possibile, poi si può anche rischiare di essere copiati e quindi di creare valore. Io personalmente ho avuto un esempio familiare straordinario, diciamo storicamente anche dei quadrisavoli, ma in particolare di mio nonno Gaetano, che è stato un grande costruttore, ricostruttore del secondo dopoguerra. Aveva deciso di muovere la propria azione attraverso il concetto dell'uomo al centro, e sull'uomo al centro, quindi con questa semplice considerazione che una società che si stesse elevando sarebbe stata o sarebbe una società che, diciamo, poi tende a stare meglio e che tende, si rasserena, e rasserenandosi è meno propensa a degli squilibri, diciamo, sarebbe stato un valore per tutti. Ecco, questa semplice considerazione alla fine può muovere l'azione di un uomo e poi di un paese, di una società, poi di un paese e poi di un gruppo di paesi. E questo a me è piaciuto e ne l'ho fatto mio,
e fin tanto che ho lavorato nelle aziende di famiglia ho sempre cercato di applicarlo, e ritengo che poi ci siano degli altri motivi, o si possono anche aggregare degli altri motivi, ma la creazione di valore attraverso delle pratiche sane in cui non devi essere predatore, e non devi considerare il prossimo come uno strumento, ma invece un fine eventualmente. Banalmente San Matteo dice: tratta quello che hai di fronte a te come vorresti essere trattato. Sembra una banalità, però lì ci puoi costruire tutta la vita. Poi dopo ci sono i cretini, e dopo ci sono i cialtroni, e dopo il discernimento è complesso. Però in linea di principio due, tre buone, sane regole base possono fare una enorme creazione di valore. Aggiungo che poi oggi c'è anche una regola, diciamo, mondiale, in particolare italiana, sulla CSR, o sulla responsabilità sociale d'impresa. Questa regola, diciamo, si sta normando, in queste norme ci sono anche dei vantaggi nella CSR, e quindi tanto vale approfittarne, insomma, cioè farla diventare, anche con un po' di, diciamo, opportunismo, farla diventare una buona pratica perché conviene. Dove cioè, il lavoro è sempre stato, diciamo, al centro di tutto, di ogni cosa, e quindi con tanta buona volontà siamo cresciuti pensando che il lavoro comunque dovesse portare comunque dei vantaggi anche al nostro territorio. Quindi, diciamo, quando abbiamo iniziato i figli, quando noi figli siamo avviati quindi alla seconda generazione, per noi è stato naturale continuare quello che avevano iniziato i nostri genitori. Quindi, visto che è impossibile rimanere fermi, o uno decide di chiudere o decide di crescere. Noi abbiamo deciso di crescere, quindi lo stiamo facendo, per il momento con risultati discreti, speriamo di continuare. Siamo cresciuti comunque in una famiglia dove i valori soprattutto cattolici sono sempre stati molto forti, e quindi quando io sentivo mio padre parlare con i suoi collaboratori e mettere sempre l'uovo al centro di qualunque discorso, diciamo, per noi è stata una scuola. Quindi quando a volte mi capitava vedere delle persone, dei collaboratori che passando davanti al mio ufficio andavano da mio padre per ottenere una risposta, e poi li vedevo uscire scontenti, più scontenti, e allora dicevo: ma che è successo? Andavo da mio padre e lui mi diceva: no, perché loro, tutti si aspettano una risposta, invece io gli voglio dare un ragionamento, perché loro devono crescere, perché solo così crescono loro e cresciamo noi. Quindi questo per dire, fa un esempio di quanto mio padre ci teneva proprio alla formazione e quanta importanza dava ai suoi collaboratori, e anche sulla formazione, anche su tutti gli investimenti che sono stati fatti. Per lui l'uomo è sempre stato al centro, diciamo, del suo disegno industriale, si è sempre fatto carico anche dei loro problemi familiari, ed è una cosa che tuttora succede, anche se con dimensioni diverse, visto che sono tanti adesso dipendenti, però è una cosa che ci sta molto a cuore. Ieri ho trasmesso alle regioni la proposta di legge quadro. La legge quadro tiene insieme tutti gli articoli della Costituzione al titolo quinto, dal 114 al 120, e quindi si crea una sorta di cintura di sicurezza. Io penso che questo sia l'unico modo per consentire all'attuazione dell'autonomia di trasformarsi in attuazione del principio di sussidiarietà, inteso come nuovo modello sociale. Se le cose non cambiano, se Mittal non torna ad essere un'azienda seria che ha sottoscritto un accordo con la Repubblica Italiana, la strada alternativa è quella che tutti già conosciamo, cioè l'amministrazione straordinaria. Potenziare, rafforzare, rifare un'amministrazione straordinaria significa nazionalizzare? Non lo so, decidetelo voi, io penso che significa applicare le leggi dello Stato. Non ci vedo nulla di particolarmente scandaloso se quando fallisce il mercato, e nel caso di Mittal il mercato sta dimostrando di fallire, perché se una grande azienda decide di trattare con uno Stato speculando sulla pelle dei lavoratori, significa che non è all'altezza di, in
interpretare adeguatamente il mercato che abbiamo di fronte, quindi diventa necessaria l'amministrazione straordinaria con l'intervento dello Stato. È una cosa che si fa in tutti i paesi e la si farà anche in Italia. Del resto è già accaduto, e se l'Ilva in piedi, dopo lo scandalo dei Riva e dopo i reati gravi di disastro ambientale, che non devono essere più reiterati, è in vita grazie allo Stato. Quindi non ci vedo nulla di scandaloso. Giuseppe Conte ieri ha dato la dimostrazione di che cosa può essere un governo che vive con il popolo e tra il popolo. Io lo ringrazio perché ha fatto un gesto coraggioso e ha rappresentato tutti noi. Altre 400 unità di forze dell'ordine nel 2020 e controlli mirati negli ospedali per evitare il ripetersi dei fenomeni di aggressione ai medici. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, è arrivata a Napoli ieri per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Insieme a lei il prefetto Carmela Pagano, il sindaco Luigi De Magistris, i vertici delle forze dell'ordine e il direttore dell'Agenzia Nazionale Bruno Frattasi. Il ministro, nel suo intervento, ha illustrato le prime due direttive. Noi dobbiamo molto operare perché il cittadino si senta sicuro, perché possa esercitare in libertà il suo diritto di uscire, di essere, diciamo, di vivere in tutta sicurezza la sua città. E questo è una grande opera, in questo stanno facendo le forze di polizia e anche, diciamo, dalla parte del comune come polizia municipale. Bisogna dare anche atto al sindaco che anche per quanto riguarda la Movida ha fatto degli interventi notevoli. Abbiamo parlato soprattutto della un'assegnazione che per noi ritengo sia davvero importante, che è quello del palazzo Pienga, che è definitivamente confiscato al clan Giunta, che è quello che è stato denunciato, che poi causò la morte anche di Siani, il giornalista. E allora noi questo, il nostro obiettivo è quello di procedere a un'assegnazione di questo bene, questo è molto importante, per farne un presidio di legalità. La triste storia di Maria Rosaria Ferrara, ex campionessa di nuoto, infangata su Facebook al centro di una storia di cyberbullismo, accusata di doping, la storia di Arturo, vittima delle baby gang, quella di Alessandra Clemente, figlia di una vittima innocente di Camorra, sono state al centro della mattinata organizzata al Maschiangioino in occasione della conferenza multidisciplinare Napoli contro il crimine, presieduta dall'Associazione Arthur di Maria Luisa Iavarone. La giornata, fortemente voluta da Patrizio Oliva, spinge tutti, istituzioni, scuola, università e mondo dell'associazionismo, a fare qualcosa di più per migliorare la nostra società e diffondere la cultura della legalità tra i giovani. Quando viene agita la violenza, evidentemente quello che manca è il controllo e la vigilanza degli adulti, cioè quello sfilacciato tessuto di relazioni umane e sociali che condizionano la possibilità di fare da argine ai ragazzi un attimo prima che sbaglino. Quello che è anche fondamentale sottolineare è il bisogno di educatori che siano capaci di contenere questi ragazzi fuori controllo. Il convegno di oggi con Patrizio Oliva e con lo sport al centro di questo dispositivo educativo sociale è l'unica, una delle poche risposte effettivamente plausibili. Una giornata soprattutto per lottare tutti noi insieme per la nostra città. Noi non vogliamo più permettere che la criminalità debba diventare padrone di questa città. Noi dobbiamo proteggere i nostri giovani e il nostro futuro, la nostra forza, la nostra società sono i giovani di oggi, quei giovani che si sacrificano, che lavorano, che vanno a scuola. Noi abbiamo il dovere e dobbiamo avere la forza di proteggerli. Si produceva il vetro fino a qualche tempo fa al civico 34 di Via delle Zite a Forcella. Da questa mattina invece è uno spazio polifunzionale per consentire ai bambini del quartiere di incontrarsi, giocare, studiare, leggere libri e utilizzare una postazione informatica. E c'è anche una parete per le arrampicate nella casa di vetro. Questo è il nome scelto per la struttura di oltre 600 metri quadri voluta dalla Onlus L'Altra Napoli, presieduta da Ernesto Albanese e nell'ambito del progetto di riqualificazione Forcella alla luce del giorno. Sono i bambini di tutta Forcella, non soltanto quelli di questa strada. La, la,
struttura è proprio un messaggio al quartiere, un messaggio di cambiamento che avete visto, le famiglie hanno recepito, hanno messo le magliette anche ai balconi, proprio per dare un messaggio di coinvolgimento, di partecipazione. Sotto è pieno di mamme con i bambini e questa è casa loro. Tempo per giocare e studiare all'interno della casa di vetro, i bambini del quartiere ne avranno. Questa mattina invece hanno dovuto lasciare il biliardino al presidente della Camera Roberto Fico per una partitina con l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe e il sindaco De Magistris. Per me oggi qui è come vivere un sogno realizzato. Quante volte camminando per Forcella, che è un quartiere che frequento, come la sanità, ho desiderato che ci fossero luoghi come questo, perché noi dobbiamo comprendere una volta e per tutti che se non investiamo su questi bambini, se non investiamo sulla dispersione scolastica, noi tra 20 anni ci troveremo magari a inaugurare un altro posto come questo, perché serve ancora un posto come questo. In fondo, in una realtà così unica, così speciale come quella di Forcella, mettere insieme le tre parrocchie significa anche aiutare i parroci a svolgere meglio il loro apostolato, la loro pastorale parrocchiale in questo quartiere. Punta all'energia positiva, alla rigenerazione urbana, alla partecipazione, al riscatto di Napoli, che è ormai sotto gli occhi di tutti. Forcella non è più solo il teatro anche di azioni criminose, ma negli ultimi anni è soprattutto il luogo in cui c'è un effluvio di iniziative culturali, tanto associazionismo, la scuola protagonista, i turisti. Consiglio comunale, seduta movimentata, ci sono state infatti ben due proteste, una delle mamme di Scafati, un gruppo di mamme scafatesi che hanno chiesto maggiore sicurezza per gli edifici scolastici, poi c'è stata la protesta dei cittadini della frazione Cappelle che hanno chiesto risposte rispetto alla chiusura o alla delocalizzazione dell'azienda Helios. Sereno terremoto, e non a scuola, andiamo solo sotto a scuola. Ma ci andiamo pure loro sotto, miei figli. No, ci muoiono i nostri figli, ci muoiono i nostri figli. Mariconda, Scafati, primo circolo. L'anno scorso ci sono state cadute di alberi, sono rimasti lì, ancora lì senza pulire, senza procedere ad abbattere altri alberi pericolosi. Queste sono tutte le vie di fuga della nostra scuola. Una parte è stata chiusa, quindi i bambini non hanno punti di raccolta nel caso succedesse qualcosa. E per di più non penso sia normale avere delle buche, dei tombini aperti nelle vie di fuga dei bambini. Non possono usufruire del giardino, non possono fare niente. Non possiamo camminare, cioè noi per portare i bambini a scuola dobbiamo camminare in mezzo alla strada perché i marciapiedi sono completamente imbrattati di rifiuti. I nostri bambini praticamente quando usciamo da scuola camminano per strada. Qua si parla di bambini, non si parla di adulti, cioè loro sono lì nel comune sicuri e qui si parla di bambini dove non sanno dove poter scappare nel caso in cui succede qualcosa. Ho protocollato un'istanza per parlare con il sindaco l'8 ottobre e non abbiamo avuto nessuna risposta. Non abbiamo potuto affrontare l'argomento perché era un'interpellanza presentata al consigliere Cucuracchi, poi si è dimesso e pertanto aspettiamo che la subentrante, la consigliera Canfora, possa discutere ripresentando l'interpellanza. Siamo pronti, credo, in questa settimana a deliberare gli accordi di programma per quanto riguarda i PICS, siamo pronti a far ripartire il polo scolastico con tutte le difficoltà ereditate dalle precedenti amministrazioni. Credo che stiamo lavorando con grande impegno, però purtroppo l'eredità è pesante e chiaramente il cittadino aspetta tante cose da noi perché legittimamente il periodo commissariale ha allontanato il cittadino dalle istituzioni.
Il 12 novembre vi aspettiamo a partire dalle 9 al complesso San Vittorino, dove si terrà la quarta giornata del costruttore. Infrastrutture, burocrazia, sostenibilità e sicurezza. Affronteremo le principali questioni che bloccano l'economia perché crediamo nel futuro del nostro paese. Saranno presenti il sottosegretario alle infrastrutture, i massimi vertici di ANAS, RFI e di ANCE nazionale. La giornata sarà ricca di spunti interessanti. Vi aspettiamo il 12 novembre al complesso San Vittorino di Benevento. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per domenica 10 novembre. Il nostro paese è ostaggio del maltempo, anche la giornata festiva vedrà una frequente presenza di piogge e temporali su molte regioni. Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord piogge irregolari colpiranno inizialmente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, per poi estendersi anche alla Lombardia. Sono attese nevicate sui settori alpini localmente fin sotto i 1000 metri di quota. Spostiamoci ora al centro, qui le precipitazioni anche a carattere temporalesco colpiranno principalmente l'Umbria, la Toscana e la Sardegna, fenomeni più isolati sul basso Lazio. Maggiore soleggiamento invece sulle regioni adriatiche. Raggiungiamo infine il sud, dove piogge e temporali alternati a temporanee schiarite potranno aver luogo sulla Campania, mentre avremo fenomeni più diffusi sulla Calabria, più asciutto altrove. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 4 gradi e non supereranno i 15 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 13 gradi al nord, fino a 16 al centro e punte di 19 gradi sulle regioni meridionali.